ambasciatore francese in Libano è stato ucciso in un attentato terroristico. Il diplomatico Louis Delamar è rimasto vittima di un'imboscata a Beirut mentre era a bordo della sua auto. Alcuni sconosciuti hanno bloccato la vettura e a quanto sembra con l'intenzione di rapirlo. Di fronte alla resistenza dell'ambasciatore, uno degli uomini ha esploso diversi colpi di arma da fuoco che hanno ridotto Delamar in fin di vita. L'ambasciatore è morto poche ore dopo all'ospedale principale di Beirut Ovest. Louis Delamar, che vedete adesso qui immagini di repertorio, è il secondo diplomatico assassinato in Libano negli ultimi anni. Nel 1976 l'ambasciatore americano Malloy fu rapito e ucciso da uno sconosciuto. Questo nuovo crimine va a colpire forse non a caso il rappresentante diplomatico della Francia. Pochi giorni fa, proprio a Beirut, egli fu uno dei propiziatori dell'incontro tra il ministro degli esteri francese Cheysson e il leader palestinese Arafat. Delamar aveva 59 anni e si trovava in Libano dal 1979. L'operazione militare sudafricana in Angola. A Pretoria è stato confermato che nell'incursione sono rimaste uccise anche due donne sovietiche, oltre ai due alti ufficiali dell'Armata Rossa. Lo ha detto un portavoce dello Stato Maggiore sudafricano. Secondo la notizia trapelata ieri sera da fonte diplomatica, le due donne sarebbero la moglie di un colonnello ucciso e la moglie del sergente maggiore fatto prigioniero. Si trovavano le due donne a bordo di un camion in divisa militare durante un attacco. Vedete in queste immagini un convoglio delle forze armate sudafricane nella zona della frontiera tra Angola, Namibia e Sudafrica. Il ritiro, secondo Pretoria, è in corso ed è stata smentita la voce riportata dalla radio del Mozambico, secondo cui le forze sudafricane avrebbero lanciato un'altra offensiva in Angola. Dall'alba di questa mattina la città di Assiut è teatro di gravi incidenti, con sparatorie, morti e feriti che hanno opposto la polizia a gruppi di integralisti islamici. Armati di fucili mitragliatori hanno attaccato simultaneamente i punti strategici di questa importante località, che è il capoluogo dell'Alto Egitto. Sono ora asserragliati ancora, un'agenzia poco fa ci dava questa notizia, in una stazione di polizia e in un albergo. Si può dire che l'operazione di oggi è la prima testimonianza della potenza reale degli integralisti in Egitto. Che gli attentatori di Sadat appartengano o abbiano agito per conto dei fratelli musulmani sembra, come diceva poco fa Lugato dal Cairo, essere l'ipotesi più verosimile confermata dai massimi dirigenti egiziani. Il capo del comando, dicono, è fratello di uno degli appartenenti alla setta fatti arrestare da Sadat 3 settimane fa, ma certo è che i contorni della vicenda rimangono sfumati. Mentre ieri ufficialmente si parlava di 3 attentatori morti e di 3 arrestati, oggi si precisa che il numero degli attentatori è di 4, di cui uno rimasto ucciso. 2 dei 4 inoltre sarebbero civili, travestiti da militari. Resta il mistero, se complotto non è stato, su come gli attentatori possano essere sfuggiti ai servizi di sicurezza, dal momento che i partecipanti alla parata militare sono minuziosamente selezionati. Fervono pertanto i preparativi per l'esequio di Sadat. Nella giornata di domani arriveranno le personalità straniere che assisteranno ai funerali del presidente scomparso, ma l'arrivo dei capi di Stato e di Governo, dei ministri degli esteri e della difesa sarà l'occasione per Mubarak per avviare il dialogo sul dopo Sadat e soprattutto per confermare ciò che ha annunciato fin da ieri, cioè la volontà di continuare sulle tracce segnate da Sadat. Qui vedete Reagan, ecco la stessa situazione, Reagan con Haig, con la moglie, che assistono ad una cerimonia in commemorazione di Sadat. Haig appunto arriverà domani. Particolarmente importanti gli incontri che Mubarak avrà con la delegazione americana appunto guidata da Haig e con il primo ministro israeliano Begin, se andrà al Cairo. Gli interlocutori questi con i quali riconfermare la linea di Camp David. Si parlava prima della reazione popolare alla morte di Sadat, mettendola a confronto con quella alla morte di Nasser. Non ci sono state al Cairo le scene di isteria collettiva, addirittura che seguirono all'annuncio della morte di Nasser, ma sbigottimento, costernazione. Solo nel villaggio natale di Sadat, che vedevate nelle immagini poco fa sul delta del Nilo, ci sono state scene di disperazione, soprattutto da parte di donne, cosa che del resto è nel costume del popolo arabo. Sadat non aveva il carisma di Nasser, ma soprattutto è stata tale la sorpresa del tragico attentato, specie per gli interrogativi che pone sul futuro del paese, che la reazione è stata, come dicevamo, soprattutto di sbigottimento, di attesa. Nuovi sviluppi nelle indagini sul duplice sequestro dei cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Stamane sono stati arrestati a Tempio Pausania Salvatore Marras, assessore comunale del Partito Comunista di Orune, ritenuto dagli inquirenti il capo della banda dei sequestratori, e Pietro Ghera, un allevatore residente a Chilivani, che durante il rapimento avrebbe svolto le funzioni di cassiere della banda.
Con l'arresto dei due, gli inquirenti sono convinti di avere sgominato tutta la banda che il 28 agosto del 79 aveva sequestrato nella loro tenuta i due cantanti. Salgono così complessivamente a 10 le persone in carcere per il rapimento. Per la liberazione di De André e della Ghezzi fu pagato un forte riscatto. La loro prigionia durò quasi 4 mesi. Il 20 dicembre del 79 fu liberata Dori Ghezzi, 2 giorni dopo Fabrizio De André. Il sequestro suscitò molto scalpore non solo per la popolarità degli ostaggi, ma perché in un primo momento alcune rivendicazioni, risultate poi false, avevano fatto pensare ad un sequestro politico. Il gruppo editoriale Rizzoli Corriere della Sera ha annunciato oggi la chiusura del Corriere di Informazione. Le cause sarebbero da ricercarsi nelle forti perdite accumulate da questo giornale della sera dal 1975 ad oggi, circa 45 miliardi, di cui 8 miliardi di lire solo quest'anno, e dal calo delle vendite passate negli stessi anni da 84.000 a 36.000 copie al giorno. Ieri il gruppo Rizzoli aveva chiuso il giornale televisivo Contatto e posto in liquidazione le società editrici dell'Occhio, che si stampa a Milano, e del Lavoro di Genova. La vicenda del gruppo Rizzoli, dopo la chiusura del Corriere di Informazione e di Contatto e la messa in liquidazione delle società editrici dell'Occhio e del Lavoro, segna un'ulteriore svolta dopo la presentazione del piano di ristrutturazione del gruppo. Per martedì prossimo il ministro del Lavoro, Di Gesi, ha convocato le parti interessate per verificare la possibilità di trattative in sede sindacale. Giornalisti e poligrafici decideranno, probabilmente domani, la notizia è stata resa nota oggi in una conferenza stampa, di attuare la prossima settimana uno sciopero nazionale a sostegno della vertenza Rizzoli. Malgrado la chiusura, domani uscirà il Corriere d'Informazione. Anche i giornalisti di Contatto si recheranno normalmente in redazione e, secondo l'invito della Federazione della Stampa, metteranno in onda il loro telegiornale. Anche l'Ordine dei giornalisti ha preso posizione contro i provvedimenti del gruppo Rizzoli. Torniamo all'estero con il Medio Oriente. Il piano elaborato dall'Arabia Saudita per una soluzione globale della crisi nella regione è oggetto di dibattito e anche di contrasti nel campo occidentale. Il segretario di Stato americano Haig ha protestato ufficialmente con il presidente di turno della comunità europea, l'inglese Lord Carrington, per le posizioni da quest'ultimo sostenute durante la sua recente visita a Riyadh. Il ministro degli esteri britannico aveva apertamente criticato davanti ai dirigenti sauditi i limiti dell'accordo separato di Camp David tra Egitto e Israele, dichiarandosi interessato a prendere in considerazione il piano saudita, purché esso non contrasti con le enunciazioni della comunità europea sul problema medio orientale espresse lo scorso anno al vertice di Venezia. Le proteste di Haig, secondo gli osservatori, hanno lo scopo di rassicurare Israele, che si sente sempre più minacciato dai crescenti consensi occidentali al progetto dell'Arabia Saudita. Il premier israeliano Begin ha dichiarato che Gerusalemme rifiuterà categoricamente la partecipazione alla forza internazionale di pace, che garantirà la restituzione dei territori del Sinai all'Egitto, a quei paesi che rimetteranno in discussione gli accordi di Camp David. Contro l'iniziativa saudita si sono schierati con fervore anche altri esponenti del governo israeliano. Per il ministro della difesa Sharon, l'Arabia è ormai parte del campo di battaglia in cui è impegnato lo Stato ebraico. I sauditi, denuncia ancora Sharon, forniscono armi e munizioni per decine di tonnellate ai palestinesi nel sud Libano. Dopo le recenti dichiarazioni del presidente Ceausescu, che invitava l'Unione Sovietica a ritirare i missili SS-20 puntati contro l'Europa, da Mosca è filtrata la notizia di una nuova iniziativa dei comunisti rumeni in aperta contraddizione con le posizioni sovietiche. Durante la recente riunione dei segretari dei comitati centrali dei partiti comunisti al potere, il rappresentante di Bucarest si è rifiutato di sottoscrivere un documento presentato dal Partito Comunista Cubano contro le ingerenze americane nell'America Latina. Conferma dei legami politici e rafforzamento delle relazioni economiche. Questi i dati più salienti della visita in Italia del presidente del Gabon, Bongo, che stamane ha avuto un lungo colloquio con il presidente Pertini e con il ministro degli esteri Colombo. Lo sviluppo delle ferrovie, l'agricoltura e la pesca, la cooperazione tecnica, questi i principali settori nei quali viene chiesto all'Italia di intervenire. Il colloquio tra Pertini, Colombo e Bongo, che ha avuto un incontro anche con il presidente Spadolini, ha confermato la solidità dei legami politici esistenti fra i due paesi, che hanno posizioni molto simili sui principali problemi di politica internazionale.
Il governo italiano è intervenuto presso i governi di Parigi e di Madrid affinché proseguano e siano intensificate le ricerche dei 30 uomini di equipaggio della nave mercantile Marina di Equa, affondata martedì nell'Atlantico al largo del porto spagnolo della Corugna. Un passo in tal senso, informa un comunicato di Palazzo Chigi, è stato compiuto personalmente dal Presidente del Consiglio Spadolini presso le ambasciate italiane di Madrid e di Parigi. I due governi hanno assicurato che le ricerche, provvisoriamente sospese a causa del maltempo e delle cattive condizioni del mare, sono riprese con tutti i mezzi disponibili. Con il trascorrere dei giorni, le speranze di poter trovare i superstiti del disastro si sono fortemente ridotte e i responsabili delle operazioni di soccorso non nascondono il loro pessimismo. Dopo l'avvistamento di una luce nella zona dell'affondamento mercoledì mattina da parte di un aereo francese, non vi sono stati infatti altri segni che possano alimentare la speranza dei familiari. Nel golfo di Guascogna, a disposizione delle autorità spagnole, sono stati inviati anche due aerei militari italiani. Presso la sede della società armatrice del mercantile affondato a Piana di Sorrento prosegue intanto l'attesa angosciosa dei familiari dei 30 uomini dell'equipaggio disperso, quasi tutti originari di Piano e Meta di Sorrento e di alcuni paesi del Golfo di Napoli. Con l'interessamento del ministro degli esteri si sta cercando di entrare in contatto con il mercantile tedesco orientale che si trovava a poca distanza dal Marina di Equa al momento dell'affondamento e che è ora nell'Atlantico in viaggio verso Cuba. Quando è avvenuto il disastro, infatti, la nave italiana sarebbe stata in contatto radio con il mercantile tedesco. In relazione al naufragio del mercantile italiano, sono infine da registrare polemiche e interrogativi, non soltanto a riguardo della meccanica del disastro ancora sconosciuta, ma per la situazione generale della navigazione marittima e per le condizioni di sicurezza in cui frequentemente devono operare le navi mercantili. Un'inchiesta su questi problemi viene sollecitata oggi in una nota della Federazione Trasporti della CGIL. Gli astrologi hanno sentenziato, il 1982 sarà un anno di quelli buoni. E Roma lo ha salutato con la consueta sarabanda di fuochi di artificio. Ce n'erano di autorizzati e non, di pericolosi e di innocui. Per un anno vecchio che ci ha lasciato con i suoi tanti affanni, Roma ha accolto quello nuovo con ottimismo, come sempre. Per chi si è voluto divertire, i locali non sono mancati e neanche la musica. I prezzi sono aumentati, ma la febbre dell'ultima notte dell'anno non ha conosciuto soste. Disco music per i più giovani e ancora disco music per quelli di mezza età. Per chi ha voluto folleggiare a tutti i costi, non ci sono state alternative. Poi, dopo la mezzanotte, chi ha alzato un po' troppo il gomito o è abituato a cambiare locale, è ricorso alla tradizionale passeggiata all'aria aperta. Via Veneto, la strada più abusata e certamente più rumorosa della capitale, ha offerto ai romani la passerella più luminosa per augurare buon anno anche a chi non si conosce. Poi, verso l'alba, i rumori si sono smorzati e con i riflessi intorpiditi tutti hanno preso la strada di casa, pieni di speranza. L'82, hanno detto i maghi, sarà migliore dell'81. La Polonia è sempre in primo piano sulla scena internazionale. Oggi si chiude il periodo festivo e da domani a Varsavia e in tutto il paese il regime militare si troverà di fronte a scadenze che aveva allontanato approfittando delle feste di fine anno. Riapriranno le scuole e torneranno al lavoro fabbriche, cantieri e miniere che Jaruzelski aveva chiuso all'indomani del putsch per evitare possibili focolai di resistenza. E questo mentre il quadro economico si fa sempre più difficile. Lo swoty, la moneta nazionale, ha subito una svalutazione del 130% e per generi alimentari necessari, essenziali come zucchero e carne, sarebbero in arrivo fortissimi rincari. I paesi occidentali intanto cercano di mettere a punto una strategia comune di fronte alla crisi polacca. Domani si incontreranno a Bruxelles i ministri degli esteri dei 10 paesi membri della comunità europea. Martedì a Washington il cancelliere Schmidt si vedrà con Reagan. Al centro il problema delle sanzioni economiche decretate dagli Stati Uniti contro l'Unione Sovietica, sulle quali le opinioni occidentali non sono concordi. La fine del periodo festivo riporta dunque la Polonia di fronte ai problemi drammatici della normalizzazione, problemi che Jaruzelski aveva cercato di diluire approfittando delle feste di fine anno. Domattina riapriranno gli impianti industriali dei quali il regime aveva ordinato la chiusura festiva alla vigilia di Natale per prevenire l'eventualità di scioperi e l'organizzazione di forme di resistenza.
Domani riapriranno le scuole, la cui chiusura era stata il 13 dicembre uno dei primi provvedimenti dopo il colpo di forza dei militari. Si vedrà se Jaruzelski ha davvero il controllo del paese come afferma. Anche oggi le fonti di informazione ufficiali hanno riferito che la situazione polacca non desta alcuna preoccupazione dal punto di vista dell'ordine pubblico. Intanto il governo tenta metodi drastici per risollevare le sorti estremamente inquietanti dell'economia. Un giornale jugoslavo riferisce che lo swoti, la moneta nazionale, vale oggi il 130% in meno rispetto al dollaro. Per comprare un dollaro invece di 33 servono oggi 80 swoti. Contemporaneamente la Commissione Prezzi ha proposto che venga decisa una serie di fortissimi rincari per generi di prima necessità. Il prezzo dello zucchero aumenterebbe di 4 volte, quello della carne di 4 volte e mezzo. Si tratta di provvedimenti che, se ratificati, come appare probabile, graveranno in maniera drammatica sulle condizioni di vita della popolazione, già provata dalla penuria di generi alimentari e di beni di prima necessità e duramente colpita dalle misure di repressione imposte dallo stato di assedio, misure per le quali non si scorge una fine. Le ultime notizie diramate da Radio Varsavia e captate in Occidente parlano di un'altra lista di 13 persone condannate a pene che variano dai 3 ai 7 anni di prigione per aver preso parte allo sciopero dell'acciaieria di Katowice. Si comincia a sollevare intanto il velo di mistero sugli avvenimenti nelle miniere di Vujek, in Slesia, dove nei giorni immediatamente successivi al putsch del generale Jaruzelski, la milizia fece irruzione negli impianti sparando contro i lavoratori in sciopero. In un primo momento le autorità avevano parlato di 4 operai morti. Poi Solidarnosc aveva comunicato che gli uccisi erano 7. Un documento clandestino del sindacato fatto per venire a Roma parla ora di 11 morti, tra i quali 4 miliziani e 79 feriti. Ecco, vi auguro una buona domenica, giorno veramente splendido, pieno di sole. Leggiamo su un striscione le parole: in Cristo la pace e la liberazione del mondo. E questo noi qui presenti confessiamo insieme con tutta la Chiesa, confessiamo insieme con tutti i popoli del mondo, con i nostri connazionali e con tutti i popoli del mondo, in Cristo la pace e la liberazione del mondo. Questa è la nostra fede, questo è il nostro augurio per nuovo anno 1982. E veniamo all'evasione delle 4 detenute dal carcere di Rovigo. Clamorosa e cruenta evasione oggi pomeriggio di 4 presunte brigatiste rosse detenute nelle carceri di Rovigo. Si tratta di Susanna Ronconi, di Marina Premoli, di Loredana Biancamano e di Federica Meroni. Alle 16:10 un gruppo di terroristi, erano in 5, 3 donne e 2 uomini, è giunto in via Mazzini nel centro storico di Rovigo a ridosso delle mura della casa di pena. Scesi dalle macchine hanno immediatamente aperto il fuoco con dei mitra contro la garritta delle guardie carcerarie. In precedenza, secondo la ricostruzione della polizia, accanto al muro della prigione era stata parcheggiata un'autovettura imbottita di tritolo che è stata fatta esplodere aprendo una breccia di 1,5 metri circa. Ecco i resti della vettura, forse una A112 targata Milano. Attraverso lo squarcio sono fuggite la Ronconi, la Premoli, la Biancamano e la Moroni, che si trovavano in ora d'aria. La deflagrazione ha provocato un morto, il falegname rodigino Angelo Furlan, eccolo, lo vedete, abitante poco lontano e che stava passeggiando con il cane. Numerosi feriti, almeno una mezza dozzina. Danni alle cose sono stati registrati in un raggio di 100 metri dal carcere. E adesso, come avete ascoltato, le terroriste evase dal carcere di Rovigo sono Susanna Ronconi, Marina Premoli, Federica Meroni e Loredana Biancamano. Vediamo ora brevemente chi sono.
Sono figure di spicco del terrorismo dell'ultrasinistra. Il personaggio di maggior rilievo è Susanna Ronconi, arrestata nel dicembre del 1980 in un covo di prima linea a Firenze. Fu sorpresa dagli agenti di polizia mentre dormiva con accanto una pistola e una bomba a mano. Ecco il momento della cattura a Firenze, appunto. La sua cattura avvenne nel corso di una grossa operazione della Digos che aveva interessato diverse città italiane. L'individuazione dei terroristi fu possibile in seguito alle confessioni di Michele Viscardi, un terrorista pentito processato nell'ottobre dello scorso anno a Viterbo e condannato a 13 anni di reclusione. Susanna Ronconi avrebbe fatto parte del gruppo che nel 1975 aiutò ad evadere dal carcere di Casale Monferrato Renato Curcio, uno dei primi capi delle Brigate Rosse. La Ronconi, che ha 28 anni, figlia di un ex ufficiale dell'aeronautica, era passata dopo la strage di Patrica del 1978 nelle file di prima linea. A questa organizzazione era legata anche Maria Premoli, 41 anni, che fu arrestata il 15 giugno scorso a Biella in provincia di Vercelli insieme con un suo amico terrorista. I due furono catturati mentre viaggiavano su un pullman. L'altra evasa è Federica Meroni, di prima linea, catturata a Napoli il 20 dicembre del 1980 dopo un conflitto a fuoco con agenti di polizia. Attraverso la breccia aperta con una bomba nel muro di cinta del carcere di Rovigo è fuggita anche Loredana Biancamano, che era finita in prigione il 18 dicembre di 4 anni fa. Fu arrestata in un covo delle Brigate Rosse assieme ad un'altra terrorista. Le quattro evase erano state rinchiuse nel carcere di Rovigo, che è una normale casa di pena. In Italia, infatti, le sezioni di massima sicurezza femminili sono soltanto 2 e si trovano a Rebibbia, nella capitale, e l'altra a Messina.